una fidanzata, sì. Ma io senza musa no, non ci so stare. Sì, potrei anche fare a meno di mangiare un gelato, crema, cioccolato e limone. È così. Ma io senza musa non ci so stare. Potrei fare a meno del caffè, anche se non l'ho mai bevuto in tutta la mia vita, ma per sentito dire c'è chi non ne può fare a meno. E meno male che il caffè proprio non mi piace. Ma io senza musa non ci so stare. La musa ti ispira e ti fa sentire vivo, e con me non c'è nulla di passionale. In quel senso lì, sì, sì, in quel senso lì. Con la musa percepisci solo puro scambio di energia. E mo come si fa? O meglio mo come faccio? Con gli occhi grandi da guardare, lunghi capelli castani o biondi o mori o rossi da odorare, anche se da lontano, perché non mi permetterei mai di odorare. Da vicino che la musa è sacra. Purtroppo la musa non ti sceglie, ma la musa la scegli, e questo mi dispiace, perché vorrei essere scelto ma non ne sono capace. Di essere scelto con la musa ci puoi dormire anche insieme, eppure senza vestiti e nulla accadrà. E questo è stupendo, perché la musa è un dono che ti arriva dal cielo sotto forma di un angelo, e con gli angeli nulla si fa in quel senso lì, e meno male. Sì, io senza musa, io non ci so stare. Sì, io senza musa, io non ci so stare.